Al momento è l'unica donna a proporre la propria candidatura a sindaco della città di Pagani. Luna Ferraioli, figlia d'arte nel senso dell'impegno sociale e politico del termine. Il suo papà Mimì, come ci piace ricordarlo, ha rappresentato per anni l'icona di tante battaglie della sinistra locale e lei si definisce donna di sinistra che raccoglie un'eredità in un momento difficile per l'ideologia che si porta dietro. Una sinistra sopita, qui come altrove, che però non si presta ad alleanze anomale o subdole, come precisa in un'intervista alla nostra emittente, ma che darà battaglia sul campo senza estremismi di sorta, aperta alle altre forze per un patto per la città subito dopo la competizione elettorale. Io lancio un appello, è un patto per la città, dove qualsiasi sia la componente della seduta consigliare di Palazzo San Carlo, si mette insieme tutti i candidati, tutti i consiglieri per un patto per la città. Questo patto a cosa serve? Serve per rilanciare Pagani attraverso la scuola, la Manzoni, il PUC, la cittadella per i ragazzi e perché no con uno sguardo alle donne, lo sguardo per le donne vittime di violenza, che attraverso un'accoglienza in una casa delle donne con i fondi messi a disposizione dalla Regione Campania 517-2018 possa accogliere queste donne che si trovano in un momento di difficoltà, che devono ricominciare a vivere e devono ricominciare a vivere da Pagani. Pagani come un messaggio di speranza, di rinascita. Come nasce il coraggio, io direi, di mettersi in campo di mettersi alla prova, di mettersi in gioco? Allora, il coraggio viene fuori nel momento in cui ti rendi conto che il territorio ha bisogno delle donne. Io mi definisco una donna di sinistra che negli ultimi 10 anni, in particolar modo con il nostro laboratorio Spazio Aperto, ha portato avanti iniziative sui beni comuni. Prendiamo l'acqua, prendiamo la salute, i loculi e vogliamo continuare in questo percorso iniziato ormai da quasi 10 anni. L'unica donna, non sarà facile, lo sappiamo, ma le donne hanno il coraggio. E questo coraggio dobbiamo farlo venire fuori. Come donna vivo tutti i disagi delle donne in questo paese, da una mancanza di welfare, un'apertura più ampia degli orari scolastici per chi ha difficoltà nel concordare e nel conciliare lavoro e famiglia. Ma al di là di questo penso che il 31 dicembre del 2019 siamo obbligati, entro questa data, ad aderire al PUC. Il piano urbanistico comunale, che deve essere un volano per l'economia tutta. Col PUC noi vogliamo, con la sinistra qui a Pagani, rilanciare le zone che meno sono colte dall'attenzione amministrativa degli ultimi anni. Quindi parlo dei contenitori dismessi attraverso l'attuazione di un referendum popolare per far sì che i paganesi decidano che uno di questi contenitori industriali dismessi possa divenire la città dei ragazzi. Quindi un'attenzione particolare a questa immigrazione dei ragazzi, non solo scolastica, quindi vogliamo la riapertura del plesso Manzoni. Il primo consiglio comunale deve tenersi in villa comunale.